La seduta del 5 novembre. Riforma delle società partecipate. Soppresse le federazioni sanitarie. Comunicazione sul Valdese. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 5 novembre il Consiglio regionale ha approvato la riforma delle società partecipate, una modifica allo statuto della Fondazione La Veneria Reale e una delibera per la proroga di alcune scadenze del regolamento regionale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali. La Giunta ha poi svolto una comunicazione sul nosocomio valdese. Nel pomeriggio, dopo il dibattito sul Valdese, l'Assemblea ha approvato la legge di soppressione delle federazioni sanitarie sovrazonali. In una pausa dei lavori, l'Ufficio di Presidenza e i consiglieri regionali hanno ricevuto una delegazione di psicologi e psicoterapeuti piemontesi che lavorano come educatori presso i servizi in appalto alle ASL. In primo piano. Concluso il percorso di razionalizzazione delle società regionali nella seduta di consiglio di martedì 5 novembre. Approvato 25 sì, 8 astenuti, 7 non votanti, il piano, illustrato dall'assessore Agostino Ghiglia, che prevede il mantenimento delle quote in 7 società, 5 invece quelle in liquidazione. Approvati anche 4 ordini del giorno per la tutela occupazionale nelle società oggetto della razionalizzazione e sul futuro dell'IPLA. Salutiamo con grande favore, se non con entusiasmo, il termine di questo provvedimento che segna una vera e propria inversione di tendenza. Finalmente una razionalizzazione profonda e vera delle partecipate regionali nel mantenimento dei livelli occupazionali e nell'esaltazione delle specificità e delle eccellenze che le nostre partecipate hanno saputo sviluppare in questi anni. Un grande ringraziamento quindi all'azione dell'assessore Ghiglia e del presidente Cota. Come gruppo consigliare del Partito Democratico ci asterremo su questa delibera. Ci sono luci e ombre sulla riorganizzazione, naturalmente era una necessità che riconoscevamo anche noi, ma ci sono molte ombre in questa delibera per quanto riguarda alcune situazioni nei territori. In particolar modo ci sono situazioni che richiedevano maggiore chiarezza da parte della Giunta regionale, non c'è stata e per questo ci asterremo nel voto finale. Dal 1 gennaio 2014 saranno soppresse le federazioni sanitarie sovrazonali previste dalla legge regionale 3 del 2012. Così dispone la legge che modifica le precedenti disposizioni sull'organizzazione sanitaria regionale approvata dal Consiglio regionale il 5 novembre. La Giunta procederà quindi, sentita la Commissione consigliare competente, all'individuazione delle aziende sanitarie all'interno di ciascuna area interaziendale di coordinamento alle quali affidare la gestione dei servizi tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto. Quasi del tutto trasferite le attività, il personale, le apparecchiature del nosocomio specializzato in senologia e quanto ha riferito l'assessore alla sanità Ugo Cavallera nella comunicazione svolta in aula il 5 novembre sulla dimissione dell'ospedale Valdese. È seguito un ampio dibattito con un intervento finale dell'assessore che ha affermato che tutte le problematiche relative al trasferimento sono state tenute in conto. L'ospedale Valdese di Torino deve garantire la continuità delle cure per quanto riguarda tutti i pazienti che segue. Questo attualmente non è così, la sospensiva ad Altare è stata bocciata, ma attendiamo a febbraio 2014 l'udienza di merito. Quindi nel frattempo noi siamo assolutamente contrari allo spostamento sia dei macchinari che del personale che delle pazienti che appunto sono sperse, soprattutto pensiamo ai tumori della mammella, in un labirinto appunto con altri ospedali, altri medici, quindi creando un grave danno alla sanità piemontese. Le comunicazioni oggi dell'assessore Cavallera per quanto riguarda la chiusura del Valdese vanno verso una linea che noi non crediamo che garantendo le mura di un ospedale si garantisca la continuità assistenziale. Crediamo invece che comunque la ricollocazione in siti sicuramente e decisamente più strutturati, vedi la breast unit della senologia collocata a Sant'Anna e le altre attività al Martini, siano la garanzia reale, e su questo noi vi assicuriamo che vigileremo, della continuità assistenziale, non il mantenimento di piccoli ospedali che spesso e volentieri, specialmente in una grande città come Torino, non possono essere economicamente sostenuti.